saluto a tutti i partecipanti all'evento annuale del PON Città Metropolitane di Genova. Un saluto anche alla città di Genova e agli ex colleghi del comune con cui ho avuto l'onore di poter collaborare durante il mio mandato. La partecipazione al PON Città Metropolitane è oggetto di particolare importanza non soltanto al fine di poter acquisire risorse finanziarie, ma al fine principalmente di poter partecipare ad un momento di progettualità comune che possa essere un momento di crescita anche sia da un punto di vista progettuale sia da un punto di vista tecnico per tutte le città che ne fanno parte. Per quello che riguarda l'agenda digitale, le azioni si articolano su diverse linee. In particolare vorremmo citare la possibilità che abbiamo offerto ai cittadini tramite l'estensione della piattaforma, l'utilizzo della piattaforma nazionale PagoPA del pagamento dei tributi. Per quello che riguarda la mobilità sostenibile abbiamo in corso alcuni progetti, alcuni dei quali riteniamo di poter concludere, addirittura rendere operativi entro l'anno, per l'ampliamento della rete di piste ciclabili che, insieme alla messa a disposizione di nodi di scambio ad una rete più completa di fruizione delle informazioni sulla mobilità, possa permettere la transizione da una mobilità come quella attuale ad una mobilità più sostenibile, di basso impatto ambientale, comunque che migliori la fruibilità della rete infrastrutturale. L'ultimo elemento su cui stiamo intervenendo in termini di linee strategiche è l'inclusione sociale, attraverso la realizzazione di azioni sia di carattere infrastrutturale, come la realizzazione ad esempio di centri antiviolenza che possano dare aiuto, assistenza appunto a soggetti caratterizzati da fragilità particolari come le donne oggetto di violenza, oppure la realizzazione di presidi mobili per l'assistenza a senza tetto, così come azioni materiali quali la realizzazione di programmi di inclusione dedicati ai rappresentanti di comunità che sono insediate all'interno del nostro territorio. Tutto deve convergere attorno alla creazione di un progetto di sviluppo che sia sostenibile e che abbia l'obiettivo di offrire al cittadino servizi di qualità e alla città il livello di qualità di vita più alto possibile.